Miei cari confratelli, vi saluto, mia cara famiglia salesiana, cari amici tutti. Sono qui a Valdocco, sempre bello esserci a Valdocco, e voglio salutarvi anche in quest'oggi con questo quadro dietro del nostro grande Giovanni Caliero, il nostro confratello cardinale Caliero. Vi dico il perché. Due ore fa abbiamo finito un incontro splendido con 15 ispettori di 4 continenti che cominciano il secondo triennio del suo servizio, di questo servizio di 6 anni. Una settimana bella, profonda di spiritualità, di incontro personale, di possibilità di fare una verifica di come vanno le cose. Però anche ieri, domenica, è stata una giornata bellissima con la celebrazione dell'invio missionario di 34 nuove missionarie e missionari. 13 figlie di Maria Ausiliatrice, 21 confratelli salesiani che hanno ricevuto il crocifisso come segno bellissimo della sua missione. E aggiungo un altro elemento. Pochi giorni fa, e anche domani lo vedrò, abbiamo ricevuto questa grandissima grazia di ricevere tra di noi al nostro confratello Father Tom. È stato veramente un dono del Signore, bellissimo in tutti i sensi e un motivo di più per ringraziare al Signore. Il frutto di tanta preghiera, 18 mesi, è stato giustamente questo. E ieri abbiamo celebrato l'Eucaristia ricordando il suo ministero e servizio come missionario, che anche per 18 mesi non ha potuto fare niente o tanto, semplicemente pregare tanto per tanti e per quelli che lo avevano rapito. Vi faccio un invito anzitutto a ringraziare Dio, ringraziare al Signore per queste cose belle. Ringraziare ancora una volta per la liberazione del nostro confratello. Ringraziare per questa missionarietà di tanti e oggi di questi nostri confratelli e consorelle nella 148 spedizione o invio missionario. E vi invito a tutti a fare il possibile per vivere nella fede, però con una fede profonda. Che non succeda che le piccole cose che abbiamo ciascuno nel quotidiano e che sono pesanti a volte, non ci permettono di vedere come il Signore continua veramente a amarci tanto, a prendere cura della nostra congregazione, dell'Istituto della Famiglia Salesiana. E vi invito a vivere come speranza. Credo che Don Bosco è stato anzitutto un uomo di Dio, santo, il nostro amato Don Bosco, che ha vissuto nella fede, ha sognato sempre con lungimiranza e allo stesso tempo ha vissuto con tanta speranza. Cari miei, sono tempi per la speranza, non sono tempi per le lamentele. Vi ringrazio per tutto. Voglio veramente esserci molto vicino, vi prometto anche la mia preghiera e mi affido alla vostra. Ci vediamo, ci sentiamo, Dio vi benedica.